Professor Antonazzo, che cosa succederà delle attuali graduatorie esistenti, sia le GAE che le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia? Le graduatorie ad esaurimento a partire dal 1 settembre 2016 verranno eliminate con esclusione delle graduatorie della scuola dell'infanzia, per cui è previsto che il governo presenti una legge delega per questo tipo di tipologia di scuola. Quindi le graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia rimarranno in piedi ancora per un anno. Rimarranno in piedi anche le graduatorie dell'istituto, ma solo per la prima fascia di istituto. Perché in questa prima fascia appunto verrà utilizzato per le supplenze l'anno successivo. Perché è chiaro ed evidente che essendo solo 100.000 le assunzioni previste, non tutti i docenti presenti nelle graduatorie d'esaurimento troveranno posto, perché è anche scritto che se uno sceglie male, tra virgolette, gli albi territoriali e negli albi scelti non ci sarà posto, quella persona è fuori dal piano di assunzioni straordinario. O anche se rifiutasse un'eventuale nomina in un albo territoriale e ha solo 10 giorni di tempo per accettarlo, è chiaro che anche qui il discorso è fuori appunto dalle graduatorie d'esaurimento. Questa fase nazionale è anche, diciamo, bisogna aggiungere che è anche previsto che si possa la possibilità di essere assunti anche per classi concorso affini, cioè se io insegno una materia per la quale non ci sono posti nell'albo territoriale che ho scelto, ma il mio titolo di studio mi consente di insegnare una materia affine, per esempio la 60 scienze superiori, la 59 scienze matematica e fisica alle scuole medie, è possibile appunto, se il mio titolo di studio permette, essere assunto nell'albo territoriale anche per materia affine. Ma se non ci fosse questa possibilità, cioè non ci fosse posto per quanto mi compete questo docente è fuori dalle assunzioni e quindi è previsto che la prima fascia di istituto rimanga. Per quanto riguarda la seconda e terza fascia di istituto, questo è anche un grande mistero, perché nel disegno di legge è prevista la loro cancellazione totale, così come è prevista la cancellazione totale delle graduatorie del concorso ordinario del 2012, ma anche di tutte quelle precedenti. E quindi anche qui è una cosa da analizzare bene, da capire bene come funzionerà, perché cosa faranno quelli di seconda e terza fascia dopo aver fatto il pass, TFA, speso soldi e quant'altro? Cioè, un'altra cosa che in questo disegno di legge viene scritta in maniera molto chiara ma anche molto ambigua è che le supplenze possono avere la durata soltanto di 36 mesi. E chi le ha già fatte 36 mesi, che succede? Tutte domande a cui dobbiamo dare risposta e in quella GILA cerca sicuramente di intervenire per difendere quella categoria di docenti, diciamo, che hanno impegnato parte della loro vita nel mondo della scuola.